Allora, il discorso di questa sera è un discorso introduttivo, con lo scopo di creare una giusta motivazione alla pratica, alle pratiche che ci accingeremo a fare in questi giorni. Come dicevo prima, metta, gentilezza amorevole e vipassana. Eppur nella diversità di ognuno, nel sentiero spirituale tutti sono mossi dalla stessa motivazione, che è la ricerca di un maggior benessere. E in particolare in questi giorni, in cui a livello globale si parla di tutt'altro, coltivare uno spazio di benessere interiore diventa una necessità. E quindi la ricerca di un maggior benessere sorge nel momento in cui ci si rende conto del disagio. Vuoi per esperienza diretta, per situazioni di sofferenza vissute a livello personale o anche a livello collettivo, oppure anche vuoi per una maggiore disincanto nel modo di vedere le cose. Quindi lo stato di insoddisfazione che ne consegue diventa una spinta verso qualcosa di più autentico. E il termine Pali che definisce questa spinta è Samvega, che viene tradotto con urgenza spirituale. Quindi si tratta di una spinta verso una maggiore chiarezza e una maggiore comprensione. E questo porta a fare i conti con innanzitutto, con questo stato di insoddisfazione che può essere più o meno latente, che altrimenti verrebbe evitato perdendosi nella distrazione. Quando iniziamo un ritiro, può essere utile valutare se la ricerca di un maggior benessere sia limitata esclusivamente a se stessi, se la ricerca spirituale mira esclusivamente al proprio sviluppo interiore, oppure se c'è una motivazione altruistica che include anche gli altri esseri. Una pratica che è esclusivamente finalizzata al proprio sviluppo rischia di portare a una eccessiva autocentratura. Al contrario, una inclinazione altruistica permette alla mente di uscire dalla propria bolla e di avere un'attitudine più impersonale e aperta. Quindi considerare anche il benessere degli altri all'interno del proprio percorso spirituale costituisce una base stabile su cui fondare la pratica. Si tratta proprio di creare un equilibrio di questi due aspetti, da una parte lo sviluppo interiore e dall'altra l'attitudine altruistica. E questo diventa un punto di partenza fondamentale su cui far crescere il cammino. E la struttura di questo ritiro è proprio fondata su queste valutazioni. In questo ritiro quindi coltiveremo due pratiche. E la gentilezza amorevole, in cui viene messo in primo piano il benessere degli altri, e i quattro fondamenti della consapevolezza, grazie a cui si coltiva lo sviluppo interiore. E in questo modo si percorre un sentiero in cui lo sviluppo della saggezza e l'attitudine altruistica sono mantenuti in equilibrio. Metta e Satipatthana, Vipassana, fin dalle loro origini, non sono considerate come pratiche a sé, né tantomeno come modalità alternative di pratica. L'una si poggia sull'altra. Praticando in modo intensivo sia metta sia la Vipassana, si ha l'occasione di sperimentare in prima persona come entrambe si supportino e si completino a vicenda. Si tratta di due vie diverse in termini di metodo,
ma che entrambe volgono allo stesso risultato, il risveglio. Quindi se da una parte il desiderio di benessere è universale, dall'altra uno stato di felicità autentico è cosa rara. Nella vita di tutti i giorni non c'è una visione molto ampia della possibilità, delle possibilità di felicità. Si tende a limitare la felicità unicamente allo stato di gioia che sorge in conseguenza di sensazioni piacevoli derivanti dai sensi. I piaceri dei sensi sono da molti considerate l'unica via di accesso alla felicità. Limitare la felicità alla gratificazione dei sensi pone la mente in uno stato di continua insoddisfazione, perché le sensazioni piacevoli, seppur gratificanti, non durano. Come sorgono, prima o poi svaniscono. E questo tipo di felicità è considerata negli insegnamenti un tipo di felicità minore. Poiché si trascura il carattere impermanente dell'esperienza, si continua a ricercare la felicità lì dove inevitabilmente è destinata a cessare. Quando una sensazione piacevole cessa, per compensare il vuoto appena creato, si passa subito alla ricerca della successiva. E quindi si rimane centrati sul piacere sottile legato al desiderare, non rendendosi conto che questo pone la mente in uno stato di insoddisfazione continuo. Sempre alla ricerca di qualcosa per sentirsi appagata. Il risultato della ricerca di appagamento attraverso i sensi è che la gratificazione rinforza il desiderio e quindi questo mette in moto un circolo vizioso che genera una forte dipendenza dai desideri che esigono soddisfazione. Quello che ha mosso la compassione del Buddha a insegnare la via per la felicità è vedere come questa venisse cercata nel posto sbagliato. E quindi il primo insegnamento, l'insegnamento che il Buddha ha offerto, il primo discorso, è incentrato sulla sofferenza, ma in realtà le ultime due verità in modo indiretto parlano della felicità. Quindi dice Bhikkhu Anālayo in merito a questo sutta: sebbene il Buddha ponesse un grosso accento su dukkha, dukkha è il termine utilizzato per sofferenza, ciò non significa che la sua analisi della realtà si occupasse solo degli aspetti negativi dell'esistenza. Difatti, comprendere dukkha e la sua origine porta alla terza e alla quarta nobile verità, che riguardano i valori positivi della libertà dalla sofferenza e la via pratica che porta a tale libertà. Come il Buddha stesso affermò esplicitamente, alla realizzazione delle quattro nobili verità si associa un sentimento di felicità. Il nobile ottuplice sentiero è un cammino gioioso. Le quattro nobili verità a cui si fanno riferimento sono queste. Questa, monaci, è la nobile verità della sofferenza. La nascita è sofferenza, l'invecchiamento, la morte, il dolore, il lamento, l'angoscia, la disperazione sono sofferenza. L'associazione con ciò che non è amato è sofferenza. La separazione da ciò che è amato è sofferenza. Non ottenere ciò che si desidera è sofferenza. In breve, i cinque aggregati di attaccamento sono sofferenza.
Adesso non sto a spiegare il significato dei cinque aggregati che verrà affrontato in seguito nel ritiro. Comunque, la prima nobile verità parla dell'esistenza della sofferenza. La seconda, questa monaci è la nobile verità sull'origine della sofferenza. È la sete che porta alla nascita, vincolata all'avidità, all'avidità e alla brama. Ovunque porta all'attaccamento, vale a dire la sete dei piaceri dei sensi, la sete di esistenza e del divenire e la sete di non esistenza. La terza, nobile, quindi la seconda nobile verità, va all'origine, trova l'origine, trova la causa. La terza nobile verità è la verità della cessazione della sofferenza. È la completa cessazione della sete, l'abbandono, la rinuncia, la liberazione, il distacco. Quindi, una volta trovata l'origine, perché nella brama e nella sete, cessando la sete, cessa anche la sofferenza. E quindi già qui si è aperta la via di uscita dalla sofferenza, ma non. La verità successiva dice anche come fare per fare in modo che cessi la sete in modo tale da arrivare oltre alla sofferenza. Quindi questa, monaci, è la verità, è la nobile verità del sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza. È il nobile o duplice sentiero, e cioè retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retti mezzi di sostentamento, retto sforzo, retta presenza mentale e retta concentrazione. Il presupposto di base di questo insegnamento è che non essendo possibile parlare della vera felicità in modo diretto, perché non la si conosce, l'unico modo per arrivarci è parlando del suo opposto, la sofferenza come punto di partenza che è necessario conoscere per poterla superare. Il cammino per la felicità parte innanzitutto dall'imparare a riconoscere la sofferenza nelle sfumature più sottili, anche quella celata dietro un'apparente felicità, così da mettere in luce la profonda distorsione percettiva della realtà, che vede come piacevole ciò che in realtà non lo è e che vede la felicità dove in realtà c'è sofferenza. Si tratta di un cammino che va controcorrente, che incoraggia la rinuncia all'accumulo e alla gratificazione sensoriale, la rinuncia come libertà dal desiderio. Man mano che si procede nel cammino spirituale si accede progressivamente a una felicità sempre più autentica e duratura, una felicità incrollabile perché è indipendente dalle circostanze presenti. Il nobile o duplice sentiero, esposto nella quarta nobile verità che abbiamo appena visto, insegna a conoscere diversi tipi di felicità, così da sperimentare l'intera gamma di gioia e felicità a cui una mente coltivata può accedere. Ogni fattore dell'ottuplice sentiero offre una via per fare esperienza di livelli di libertà dalla sofferenza e quindi di felicità sempre più profondi. I primi due fattori, abbiamo visto prima, retta visione, retta intenzione, fanno parte del gruppo della saggezza che porta allo sviluppo della retta visione. Seguono tre fattori, che è la retta parola, la retta azione e i retti mezzi di sostentamento, costituiscono il gruppo della moralità, con cui si coltiva un comportamento virtuoso grazie all'abbandono di stati malsani. Gli ultimi tre sono il gruppo della concentrazione,
ovvero retto sforzo, retta presenza mentale e retta concentrazione. E questi sono quelli inerenti alla pratica meditativa vera e propria. Quindi saggezza, moralità e concentrazione sono gli ambiti entro cui gli insegnamenti ci portano a conoscere e sperimentare la felicità. Partendo dalla condotta morale, viene aperto il ritiro, attraverso le recitazioni dei precetti. Questi canti sono, come dicevo, oltre a mantenere un contenitore del ritiro, è un modo per rinnovare l'impegno a mantenere una condotta etica, che sono, come dicevo prima, una base essenziale per lo sviluppo della pratica. Secondo gli insegnamenti del Buddha, ogni individuo è autore di se stesso e della vita che vive. Per questo dà molto rilievo alla consapevolezza e incoraggia ad essere vigili di pensieri, parole e azioni. Perché questi hanno un impatto molto profondo su noi stessi e la vita che viviamo. Se un individuo è guidato da intenzioni sane, troverà felicità nella vita. Al contrario, se un individuo è guidato da intenzioni malsane, troverà sofferenza. Quindi, gran parte della sofferenza che attualmente si vive a livello personale e collettivo deriva proprio dal fatto che non si riconosce questo legame di causa ed effetto. Se al contrario si è consapevoli del peso che i pensieri, le parole e le azioni hanno su noi stessi e gli altri, si evitano reazioni malsane e si nutrono azioni sane. Nel Kimatiya Sutta dell'Anguttara Nikaya, il sutta dal titolo Quale scopo? Ananda chiede al Buddha: Vante, qual è lo scopo e il beneficio di un comportamento sano e virtuoso? E il Buddha risponde: Ananda, lo scopo e il beneficio di un comportamento sano e virtuoso è il non rimpianto. E qual è, Bante, lo scopo e il beneficio del non rimpianto? Lo scopo e il beneficio del non rimpianto è la gioia. Quindi in questo sutta viene descritta una serie, questo è solo l'inizio, di 10 nessi causali che a partire da un comportamento virtuoso si passa attraverso il non rimorso. Il non rimorso porta alla gioia e poi tramite altri nessi si arriva alla liberazione. Quindi il meditante non fa altro che porre le condizioni di base, la base etica. Poi a cascata i nessi causali procedono da sé. Una condotta etica è un modo molto pragmatico per coltivare la felicità attuale e futura. Nella vita attuale la felicità deriva dall'assenza di rimorso. Nella vita futura la felicità è legata a una rinascita fortunata come risultato karmico positivo della condotta morale in questa vita. Un altro aspetto importante in cui è possibile, sperimentare la felicità è la generosità. La pratica della generosità porta la mente ad aprirsi ai bisogni degli altri, ad uscire dalla bolla autoreferenziale centrata sul benessere personale. Nel donare si sperimenta una felicità più profonda rispetto a quella derivante dal possedere beni materiali. Provando gioia per il benessere degli altri, la possibilità di provare noi stessi felicità aumenta in modo esponenziale. E questo dà un valore profondo alle proprie azioni e alla propria vita. Donare è gratificante di per sé, non c'è un tornaconto,
È un atto totalmente disinteressato e altruistico. Quando c'è generosità, la mente è appagata ed è propensa a lasciare andare le cose con naturalezza e gioia. Quindi una volta stabilita l'apertura mentale, grazie alla pratica della generosità, che è anche alla base della pratica di gentilezza amorevole, questa attitudine generosa, gentile, e grazie anche alla stabilità di una base etica, il cammino prosegue attraverso la pratica meditativa vera e propria. La peculiarità della meditazione insegnata dal Buddha è di essere fondata sulla presenza mentale. Quando si mette la presenza mentale in primo piano, seguendo le varie istruzioni delle varie pratiche meditative, sia essa di intuizione o di concentrazione, si rimane semplicemente consapevoli dell'esperienza del momento presente, senza perdersi in essa. E quindi questo porta in modo naturale a un contenimento sensoriale. E questo è anche un altro aspetto fondamentale per costruire un contenitore del ritiro, perché protegge la mente da stati mentali non salutari. La mente, protetta all'interno del contenimento dei sensi, diventa calma e appagata. La sensazione piacevole derivante da questi stati mentali salutari diventa un rinforzo positivo che mette in moto un circolo virtuoso, grazie a cui la mente tende a rimanere consapevole con maggiore continuità. E questo porta ulteriore stabilità nella pratica, la mente diventa sempre più stabile, sempre più tranquilla, sempre più appagata. Quindi, queste sono le condizioni in cui naturalmente sorge la concentrazione. La felicità legata alla concentrazione, che sorge, come dicevo, in modo naturale quando la mente è libera dagli impedimenti. È come quando si coltiva una pianta, allo stesso modo è per la concentrazione, si mette un seme a terra, poi lo si annaffia, poi lo si espone ai raggi solari e quando ci sono le condizioni, da sé il seme germoglia. Quindi non si può prevedere quando c'è la manifestazione della concentrazione. Là semplicemente si possono creare le condizioni e un modo è proprio quello attraverso, da una parte, il contenimento dei sensi e dall'altra la continuità della presenza mentale. Quando la concentrazione si approfondisce, sorgono stati mentali piacevoli chiamati fattori gianici. Tra questi fattori si trova la gioia, piti, in pali, che è il terzo fattore, e Sukha, che è la felicità, il quarto fattore. In particolare, la felicità è un antidoto all'irrequietezza e al rimorso. Quindi, costituisce un fattore essenziale per superare la divagazione e raggiungere livelli di concentrazione più profondi. Tra le pratiche di concentrazione rientra anche la pratica di gentilezza amorevole che ci accingiamo a fare a partire da questa sera. Metta è semplicemente un desiderio autentico per il benessere di tutti gli esseri. Augurando il bene agli altri, naturalmente sorge benessere nella propria mente. Metta porta felicità innanzitutto a chi la pratica. E malgrado questo, la pura metta è libera da qualsiasi forma di tornaconto personale. Metta è un antidoto a impurità come odio e desiderio,
La mente diventa aperta, duttile e totalmente appagata. La felicità che collegata allo sviluppo della saggezza. Esiste un tipo di felicità che è superiore anche a questo tipo di felicità, quella legata alla concentrazione. Questa felicità che sorge con la saggezza intuitiva. La vera trasformazione avviene quando si fa esperienza diretta della realtà come è veramente, ovvero come mutevole, insoddisfacente e insostanziale. Tanto più la comprensione di queste caratteristiche comuni a tutte le esperienze si sviluppa, tanto più in modo naturale sorge il distacco e si smette di alimentare il desiderio, l'attaccamento al senso del sé e si smette di costruire le esperienze. A questo punto c'è un radicale lasciare andare che può accadere in qualsiasi momento. Questa è la felicità suprema. L'importanza della felicità nel cammino verso il risveglio viene ben illustrata nel Upanishad Sutta, il Sutta del Samyutta Nikaya 12. 23. Anche detto il sutta della liberazione dipendente. In questo sutta viene descritto un processo a partire dalla sofferenza, in altre parole inizia dove finisce l'origine dipendente. Adesso per alcune persone la genesi dipendente no, non comunque inizia come fase della fase finale del processo in cui si genera la sofferenza. Il Buddha descrive attraverso la genesi dipendente tutti i nessi causali che portano alla sofferenza. Ecco che questo nell'Upanishad Sutta parte da lì, parte dalla sofferenza come base e anche qui passando una sequenza di nessi causali connessi reciprocamente da un rapporto di causa-effetto che conduce alla liberazione. Quindi dalla sofferenza sorge la fede e dalla fede sorge la letizia, Pamoja, e quindi sorge il rapimento e si passa attraverso una serie di fattori mentali come tranquillità, felicità, concentrazione e così via, fino alla liberazione. Molti di questi fattori elencati sono stati mentali piacevoli e molti coincidono con i fattori di risveglio. Questo sutta insegna come la felicità non è solo la meta del sentiero, ma il suo fondamento. Inoltre, la sequenza dei nessi causali mette in evidenza come il sentiero verso il risveglio sia un processo impersonale. Una volta che si sono stabilite le basi della pratica, come anche nel sutta di prima, avevamo visto che la base era il comportamento virtuoso, dopo seguono gli stessi nessi causali di questo stesso sutta che portano al risveglio. Quindi, tanto meno si prende possesso del processo, pensando che sia qualcosa che ci appartiene, che sia la mia pratica, tanto più questo fluisce in modo naturale. E dice Acham Brahm a proposito di questo sutta: nessuno fa la meditazione. La meditazione è ciò che accade quando la gente si toglie di mezzo, lasciando così un naturale processo di causa ed effetto scendere a cascata fino all'illuminazione.
Molte parti di questa catena di eventi mentali sono stati piacevoli, gioia, rapimento e felicità. Questo sottolinea che la meditazione, secondo le istruzioni del Buddha, piuttosto che quelle di alcuni altri insegnanti buddhisti, è un processo gioioso, pieno di felicità e di estasi. Quale modo migliore per porre fine alla sofferenza, una volta per tutte, se non attraverso un metodo che include beatitudine su beatitudine su beatitudine? Nessuno si illumina non più di quanto un albero di mango diventi un dolce e delizioso frutto di mango. L'illuminazione è la fine di un processo impersonale, ben descritto dal Buddha in questo sutta. Quindi in questi giorni, a partire da questa sera, inizieremo il percorso attraverso la pratica di gentilezza amorevole. E prima di iniziare la pratica, volevo dare alcune informazioni utili per svolgere la pratica. Ci sono tre aspetti su cui si costruisce la pratica formale di gentilezza amorevole. Il primo aspetto è l'area del cuore con cui si entra in connessione, e può essere utile anche appoggiare una mano se non si è, uno può essere comunque utile, ma se si è alla prima esperienza di questa pratica può essere utile per entrare in connessione con quest'area appoggiare una mano. Il secondo aspetto è la ripetizione di alcune frasi che servono per entrare in connessione con lo spirito della gentilezza amorevole. Il terzo aspetto è la visualizzazione della persona. Visualizzazione per chi è più portato alla visualizzazione, per chi è più portato a un sentire la persona, a percepire il felt sense della persona, ci si può appoggiare anche a questo aspetto. Si parte quindi portando l'attenzione nella pratica all'area del cuore e portando una qualità di consapevolezza, no? Che è particolarmente inclinata alla gentilezza. Quindi c'è una consapevolezza che è aperta, non giudicante e senza filtri. E in questo modo ci si pone nella pratica con una attitudine proprio di apertura verso tutto quello che sorge nel momento presente. Quindi si inizia prendendo il contatto con l'area del cuore e appoggiandosi anche al sentito, no? della sensazione. Questo crea come un modo per appoggiare anche la pratica alle sensazioni, no? Per trovare un punto di appoggio per la pratica, anche se non è la sensazione il sé, il focus della pratica, perché il focus della pratica è orientare alla benevolenza. Può succedere che sorgano delle sensazioni praticando in quest'area, e questo sono un segno. Succede che sorgano, ma non sempre, ma se sorgono semplicemente è un segno che con il tempo si impara a riconoscere, ed è tanto più si familiarizza con la pratica di metta, tanto più diventa facile entrare in connessione. Quindi la ripetizione degli auspici, la pratica consiste nel portare la mente a inclinare alla benevolenza attraverso la ripetizione di frasi. Le frasi canoniche che vengono ripetute sono: possa io essere libero o libera,
dall'inimicizia e dai pericoli, possa io essere libero o libera dalla sofferenza mentale, possa io essere libero o libera dalla sofferenza fisica, possa io prendermi cura di me stesso felicemente. Questa frase può essere semplificata in senso positivo, possa io essere al sicuro, possa io essere in pace, possa io stare bene, possa io essere felice. Quindi l'aspetto fondamentale non è tanto nel ripetere le frasi in modo meccanico, ma è entrare in connessione col significato delle parole. Quindi se per noi può essere una via di accesso una sola frase, possiamo anche decidere di ripetere una sola frase. L'importante è che ci sia agio nella ripetizione, che la ripetizione sia una occasione di gioia, no? E non di frustrazione. Quello che si incoraggia all'inizio è che è necessario un po' di tempo, uno perché la mente si placchi e entri nella pratica. La mente inizialmente tenderà a vagare in tutte le direzioni e sarà un continuo ritornare alla ripetizione, quindi con molta gentilezza, senza forzare, si ritorna alla ripetizione. Questo porta piano piano a rilassarsi. Ecco, l'importante è di non forzare nella pratica, perché è necessario rilassarsi nella ripetizione perché poi la pratica possa fluire in modo naturale. Se viene alimentata da uno sforzo eccessivo, è impossibile per la metta sorgere, perché metta sorge quando c'è uno stato della mente di totale appagamento. La mente è contenta nel momento presente e allora metta sorge. La mente è contenta nel momento presente, inclinando verso la benevolenza, a quel punto metta sorge. Ci può essere una creatività nella scelta della frase, che se le frasi canoniche non ci corrispondono, si può scegliere una frase, e l'importante è che sia molto semplice e in cui non ci sia delle aspettative nascoste. Per esempio, una frase che dice che ci si augura nello specifico qualcosa di particolare. Ecco, soprattutto tanto più si rimane sul generico, tanto più si limitano le aspettative. Perché, come dicevo prima, metta è una pratica disinteressata, nel senso che non richiede la realizzazione di quello che stiamo augurando. E questo la rende totalmente incondizionata. Non è necessario che la persona a cui stiamo augurando sia effettivamente libera da queste condizioni, no, perché comunque metta è basato su una inclinazione verso la benevolenza. Quindi l'augurio deve essere un augurio che sia profondamente sentito. Tanto più l'augurio è sentito, tanto più la connessione risulta facile. Quando quindi ci si ritrova che a causa della divagazione la ripetizione si interrompe, semplicemente viene notato e si ritorna subito e si ricomincia la ripetizione. Ci vuole molta pazienza tutte le volte a tornare. Sapere anche con accogliere la divagazione come parte di una mente irrequieta che arriva dalla frenesia della quotidianità, accogliere questa tendenza della mente frenetica nel campo di gentilezza, nel senso sapere dare alla mente il tempo di sedimentare. Quindi non opporsi
all'irrequietezza se si manifesta, ma semplicemente accoglierla, riconoscere c'è irrequietezza, accoglierla nel campo della gentilezza amorevole, molta morbidezza in tutto quello che sorge e si continua a inclinare, perché il bello della l'unico compito, tra virgolette, del meditante è quello di inclinare alla benevolenza, cioè attraverso la ripetizione, la connessione all'area del cuore e alla visualizzazione della persona. Attraverso questi tre mezzi si mantiene questa continuità. E la continuità è l'aspetto fondamentale che permette alla pratica di crescere. Perché semplicemente mantenendo questa ripetizione lungo tutto l'arco della giornata, da quando ci si sveglia, si inizia immediatamente da quando si ha coscienza, da quando la coscienza si sveglia, si incomincia subito la ripetizione e la ripetizione continua incessantemente lungo ogni azione, mentre ci si prepara, mentre ci si arriva alla sala di meditazione, mentre ci si lava i denti, mentre si fa la doccia, qualsiasi cosa stiamo facendo, si ripetono le frasi. Questa ripetizione è la base indispensabile perché vengano poi ripetute con naturalezza. Ed è proprio dalla continuità che poi la pratica cresce. All'inizio sicuramente ci sarà una forte resistenza a mantenere questa continuità, lasciare proprio con molta gentilezza, notare anche questa resistenza e continuare a inclinare, perché nel momento poi che si entra in connessione, i benefici a livello di tutti gli aspetti, sia non solo mentali ma anche da un punto di vista del completo, psicofisico, c'è un ritorno che, per cui vale la pena rimanere e coltivare con continuità questa pratica in modo tale da entrare in connessione con l'attitudine di metta. Tanto più impariamo a entrare in connessione, tanto più questo diventa facile. Poi metta sorge in modo naturale, senza neanche troppo bisogno di una spinta iniziale, proprio perché c'è una capacità di entrare in connessione facilitata dalla pratica. La pratica parte dal dedicare queste a noi stessi. La metta non è qualcosa che si... è un irradiare generico che comprende tutti, quindi anche quando dedichiamo metta a noi stessi, metta non si limita a noi stessi. È un semplice utilizzare noi stessi come veicolo perché metta irradi, quindi dedicare le frasi a noi non è una pratica egoistica, ma è una trovare una via di accesso facilitata. Metta verso se stessi può non essere il punto più facile per molti da cui partire. Se questo è il caso, può essere utile immaginare noi stessi o come un bambino, a volte questa può essere un'immagine, questa immagine può essere un canale per entrare in risonanza con un'attitudine accogliente verso noi stessi, perché in pratica la metta verso noi stessi è un fare amicizia con se stessi, un accogliersi per come si è. Quindi, oppure portare alla mente situazioni in cui abbiamo fatto del bene, oppure anche considerare il fatto positivo di essere qui, di avere fatto la scelta di venire qui e coltivare questa pratica o comunque di essere in un percorso di crescita e di sviluppo spirituale. Quindi quando si pratica gentilezza amorevole verso se stessi non si alimenta l'egocentrismo, non si alimenta il senso del sé, è semplicemente un
prendere se stessi come punto di partenza per entrare in connessione con lo spirito di metta e poi, una volta entrati attraverso noi stessi in connessione, questo viene utilizzato come ponte per poi irradiare gentilezza amorevole verso tutti gli esseri, perché se non si sperimenta innanzitutto su noi stessi che cosa significa essere, sentirsi al sicuro, che cosa significa sentirsi in pace, è difficile irradiare verso una terza persona, proprio perché è il sentito che permette poi di irradiare verso l'alto. Quindi è proprio quell'esperienza che fa poi praticare in modo autentico, che fa ripetere le frasi in modo autentico, proprio perché abbiamo avuto un'esperienza diretta di quello che pronunciamo attraverso le frasi.